È difficile dire quante persone abbia inghiottito il Mediterraneo. Chi prende il mare ha spesso l'interesse a nascondersi alle autorità di partenza e a quelle di arrivo. Non sempre salpano più barconi contemporaneamente e non tutti i migranti hanno telefoni cellulari o GPS. Le stime sono agghiaccianti. Tutti fanno a gara a contare quanti ne sbarcano, pronti a gridare «Invasione! Ma quanti non sono arrivati?» Muoiono giorno dopo giorno, anno dopo anno. Dal 1988 sono morte lungo le frontiere dell'Europa 17.627 persone, di cui 1.820 soltanto all'inizio del 2011. E quando il mare, dopo averli rapiti, occasionalmente rende i corpi di alcuni, cielo e terra sono pronti a far a pugni. Un viaggio di cui il resto del mondo, che si ostina a non voler vedere più in là del proprio orizzonte, conosce solo la fase finale, destinata ad essere documentata, o come cronaca di un nuovo sbarco, o come l'ennesima tragedia del Mediterraneo, sempre meno mare, sempre più cimitero. Quante ne ha inghiottito il Mediterraneo e quante ne inghiottì l'oceano. Cara madre, siamo sbarcati a Nuova York, dove si arriva dal mare e si vede subito una santa che tiene la mano in aria. Il viaggio è stato lungo e brutto. Prima di partire ci avevano detto che era una specie di festa, ma me lo immaginavo che minchionavano. Tutte le persone buttate lì come sacchi, i picciriddi che piangevano, gli animali, la gente che litigava per ogni infesseria. Mamma, io ora sono qui, già lavoro, sono contento. O quasi. Da una parte non so se ho fatto bene, ma ormai l'ho fatto e non posso tornare indietro. Mamma, ma sai quanti ne sono morti? Quando qualcuno stava male, chiamavano uno che diceva essere dottore e poi non se ne sapeva più niente. Le male lingue dicono che lo buttavano in mare. L'ultimo l'ho visto morire 2 giorni fa. Si è gettato lui a mare quando le autorità gli hanno detto che dopo tutto quel viaggio doveva tornarsene in Italia perché non c'aveva il corpo buono per stare nell'America. Mamma, ma qui ti assicuro, il corpo tutti come il nostro ce l'hanno. Non ci si chiede mai da dove arrivino quei barconi abbandonati alla deriva nella culla del Mare Nostrum, quasi emergessero d'improvviso dall'acqua. Ogni barcone in viaggio rappresenta un microcosmo, umano e sociale, che racchiude in sé buoni e cattivi, leoni ed agnelli. C'è la mamma che spera di raggiungere i figli in Europa, il figlio che vuole ricongiungersi alla famiglia, il ragazzo che vuole rincontrare il proprio amore. E c'è anche chi decide di partire solo per inseguire il mito del benessere occidentale, magari seguendo l'esempio dell'amico d'infanzia con cui è stata condivisa la strada della povertà e della miseria. Molti fuggono dall'atrocità della guerra, delle bombe che distruggono, dall'oppressione del regime del colonnello o dei vari dittatori che dominano le dimenticate realtà dell'Africa nera. Altri ancora, invece, vogliono lasciarsi alle spalle la povertà conosciuta sin da bambini, perché i 17 anni di un tunisino, un libico, un somalo, un eritreo, non sono quelli di un europeo. Lì la fatica la si conosce troppo presto e con essa tutto il peso delle responsabilità, difficili da gestire e che fanno crescere a tappe forzate. I 17 anni di un tunisino, i 17 anni di un siciliano, oltre il mare, l'Argentina. Noi bambini vedevamo quelli più grandi partire e non tornare più e li invidiavamo. Ricordo Biagio, se ne andò un mattino che piovigginava, aveva 17 anni. Scese col fratellino in mano il fiume di Melia e con 4 salti fu alla marina. Suo padre, alto e immenso, rimase seduto su uno scanno. Riempì un qualcosa che avrebbe dovuto fumare, alzò gli occhi al cielo. Dio ti benedica, figlio. Pensò agli scappellotti che gli aveva dato, alle amarezze e alla fame patite insieme, al freddo di gennaio e al caldo di agosto che su quel monte facevano male allo stesso modo. Pensò che non era stato capace di tenerselo lì e pensò pure che forse non lo avrebbe più rivisto. Pensò all'acqua del fiume di Melia che glielo aveva scollato ed a quella del mare che tra poco se lo sarebbe portato via. Non lo avrebbe rivisto più suo figlio. Dio ti benedica, figlio, disse stavolta a voce alta, mentre il figlio alla marina era già in attesa della corriera, chiuso in un gilet, timido, con la mano che stringeva forte la valigia, come se ciò bastasse a tenersi attaccato alla sua terra. Gli occhi del vecchio risucchiarono dentro dell'acqua. Era una lacrima.
sputò quel che stava fumando e pensò di non saper fare, altro per sfamare gli altri figli, che presto se ne sarebbero andati pure, come Biagio. La campagna non rendeva e si lavorava sempre per il padrone. Di altro non c'era nulla se non rocce fredde e aride ed il calfa di sopra, quasi minaccioso. Almeno mi cadesse in testa sto monte, che vita bastarda, tuonò in un impeto scalciando e saltando oltre l'armacia per fuggire da lì, ma non rientrò a casa per non vedere altre lacrime, quelle che gli occhi di sua moglie non riuscivano a risucchiare dentro, non avevano la sua stessa forza. Gli occhi della donna non riuscivano a rassegnarsi che un figlio potesse vivere così lontano, come fosse morto. Intanto acqua scendeva dal cielo, mescolandosi a quella delle sue lacrime, da quella del fiume, a quell'altra del mare. Acqua che scorre e si mescola continuamente, pensò fosse la sua vita. Quei barconi, tra loro tutti uguali, portano con sé un carico di speranza, che persino la più inaffondabile delle navi reggerebbe con difficoltà. Molte di queste però colano a picco con i malandati pezzi di legno, in balia delle onde del mare, con esse anche tanti sogni. Ahmed ha 23 anni, è arrivato sull'isola dopo ben 26 ore di navigazione. Altre 310 persone con lui, tra cui molte donne e bambini. Ahmed racconta bene i particolari di quella notte, un viaggio a metà, tra il sogno e l'inferno. Ricorda il momento del pagamento del biglietto, il biglietto per la vita, costata all'incirca 1500 dinari. Ricorda le prime fasi di navigazione, la paura di una donna, che poteva essere sua madre, di 65 anni, sua compagna di avventura nella conquista della speranza. In quei malandati pezzi di legno, che nel buio della notte la forza della disperazione aiuta a immaginare come fantastiche ali che sfiorano l'acqua, navigando verso porti sicuri, appaiono invece tutta la loro fragilità, le prime luci dell'alba, come in una sorta di incantesimo di mezzanotte alla rovescia. A bordo delle malconce zucche acquatiche ci sono loro, le cenerentole del XXI secolo, protagoniste di un incantesimo che rischia di svanire nelle profondità del Mediterraneo. Ahmed aveva 23 anni, Carmelo 20, al di là dell'oceano, l'Australia. 20 anni aveva Carmelo quando sotto l'immenso bastimento a cui era appoggiato l'acqua che per oltre un mese era stata blu di giorno e nera di notte iniziò a colorarsi della terra e della sabbia che arrivava dalla costa. Finalmente una costa. 20 anni aveva, mentre la nave colma delle speranze di uomini disperati entrava in Port Adelaide, Sud Australia, dall'altra parte del mondo. 20 anni aveva Carmelo ed aveva già navigato il mondo, mentre il pullulare di gente scendeva disordinato, mescolandosi nella piazza del porto, Carmelo sapeva di essere morto per sempre, e rinato per sempre. Da quel momento Carmelo fu Charlie, non più Carmelo. La sua terra fu una terra lontana dalla sua, la Sicilia un ricordo nostalgico, la madre un ricordo doloroso. Quel bastimento, un ricordo atroce e liberatorio allo stesso tempo. Oggi Charlie coltiva le pesche a febbraio e fa il vino a giugno a Queen's Park, dove c'era stato il parco della regina. Ogni mattina, quando indossa i calzoni, li allaccia piano, li mette precisi, perché si ricorda le parole di quel padre, suo e di altri 8 figli, sul fazzoletto di terra che tutti, grandi e bambini, uomini e donne, irrigavano inutilmente di sudore. I causi ti insegnai a attaccare, ora puoi camminare da solo. Aveva 13 anni Carmelo quando cominciò a camminare da solo. Quando di notte chiude gli occhi, Charlie ci vede l'Italia. Quando d'estate si avvicina con la sua bella auto ad Ali Beach e guarda l'oceano, pensa a ciò che ha lasciato oltre ed a tutto ciò che ha conquistato. Pensa soprattutto a come l'oceano l'ha trasportato da una parte all'altra della sua vita e benedice quell'acqua maledetta. مرآة الحياة ماؤها وسرها الميسورة قطرات ماء تسقينا تنزع الخوف من الصدور كل الكون زاه بألوانه وأراك بلا لون فخورة ينبع الماء من تفجر نبعة ملأ الحياة ثمارها أغناها ينزاب نبعك في الأراضي فيسقيها كدم أن يطلب منقذ أيارا في فيضك قدرة مدبعا ترو الجنين محلولا بذورها أزهارا فدماءنا إلائك نبضت وما كنا وما كان العمر
أحببتك فلم تلأ ضياؤه فسارك الشمس ينزل نورا وصلت أوتار السماء بأرضها إذا ما أتى السحاب بذلك منثورا قتالتك ذرة سيلنك دموعنا بحر دفافا فسارك إياك بعدنا طاعة لله كان مصومنا ومن فاز الخلد كانت قرينة نبعت الأنم في نيس حبك Lo specchio della vita è la nostra acqua e la sua vincita è sicura. Gocce d'acqua che ci salvano e tolgono la paura. Tutto il mondo felice per i propri colori. E tu, orgoglioso, senza. Scoppia forte l'acqua dalla fontana e arricchisce la vita di bellezza. Intraprende il suo percorso senza cercare scorciatoia. Nel tuo scorrere grande potenza, nutrisce il neonato trasformandolo in grande pianura. Il nostro cuore grazie a te batte e non poteva esserci o esistere la vita. Ho per te un amore della luce splendente, che è diventato come il sole brillante. I raggi raggiungono felicemente la terra, e allo stesso modo, l'abbandonato al tuo arrivo, impazienti siamo lontani da te, e non l'avremmo fatto se non per dovere. Poesia di Abu Nawas. Recitata a noi da Duni El Mokassi. Quanto vi leggeremo adesso per concludere è una relazione. Ascoltatele e cercate di immaginare a chi si fa riferimento, poi alla fine ve lo diremo. Non amano l'acqua. Molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente, davanti alle chiese, donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli, che faticano a mantenere, e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto e si ostacolati violenti. Le nostre donne li evitano, non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati strade periferiche, quando le donne tornano da lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura attività criminali. Questa relazione è dell'Ispettorato per l'Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, ottobre 1912. E per tale motivo pensiamo proprio di dire che siamo sullo stesso barcone. Grazie. Ah,